bentornati nuovamente sul mio canale e in questo nuovo video. Come avete visto nella clip precedente, la presenza di due telai appartenenti a un Aprilia RS250. In questo video vi mostrerò tutte le caratteristiche tecniche di questa moto, perché è nata e soprattutto perché è uscita di produzione così in fretta. Guardatelo fino all'ultimo perché è un video davvero stupendo, un video che merita davvero tanto. Sono riuscito ad estrapolare tantissime informazioni, guardatelo fino alla fine. Inoltre vi spoilero già da adesso che su questi due telai andrò a fare due diversi progetti. Su un telaio andrò a costruire un RS250 per un utilizzo stradale, mentre sull'altro telaio andrò a costruire un RS250 per essere utilizzata in pista. Per poter spingere questi due progetti il più possibile su YouTube, essendo che l'algoritmo purtroppo non mi sta aiutando e oltre il 90% di voi visualizza i miei video però purtroppo non è iscritto al canale, ho messo in paio la vincita dei carter motore appartenenti a questa moto. Per poter partecipare al concorso è molto semplice e soprattutto è gratuito. In palio c'è la vincita di un carter motore appartenente appunto all'RS250, il bicilindrico due tempi per eccellenza. Per partecipare dovete solamente essere iscritti al canale, quindi se non siete ancora iscritti cliccate qui sotto nel quadratino in rosso iscriviti e dopodiché commentare il video in questione, quindi questo video, con scritto partecipo. Avrete la possibilità però di commentare solamente una volta con un profilo, però se avete a disposizione più profili avrete più possibilità di vincita. L'estrazione avverrà il 30 giugno, però il canale dovrà raggiungere almeno 1500 iscritti entro il 30 giugno, dopodiché verrà estratto il vincitore. Adesso vi lascio a questo video stupendo sulla storia dell'RS250 e buona visione. Con 54 titoli mondiali e 346 vittorie conquistate dal 1992 ad oggi, Aprilia è uno dei marchi più gloriosi della storia del motociclismo. Gran parte dei suoi successi l'azienda veneta, fondata nel 1945 dal cavaliere Alberto Beggio, li deve ai progetti RS e RSV, con i quali la stessa è riuscita a conquistare 38 titoli iridati nel motomondiale. Le prime vittorie nella quarta di Nitro arrivarono con Loris Reggiani, ma fu il romano Max Biaggi a conquistare il primo titolo iridato nel 1994. Per celebrare quella prima storica affermazione, alla quale aveva contribuito con un eccellente lavoro di sviluppo anche l'ex pilota collaudatore Marcellino Lucchi, nel novembre 1994 fu presentata al Salone di Colonia la preserie dell'RS250, una fedele GP replica delle vittoriose moto portate in gara da Reggiani, Biaggi e dallo stesso Lucchi. Annuale progettarono un telaio simile a quello dell'RSV250GP. Esso aveva una struttura a doppia trave con nervature interne di rinforzo ed era realizzato in lega di alluminio e magnesio, materiale impiegato anche per il forcellone bibraccio, asimmetrico. Asimmetrico per favorire il passaggio degli scarichi. Quest'ultimo aveva forma boomerang sul lato destro, mentre sul lato sinistro sfoggiava una bella capriata di irrigidimento con varco per il passaggio della catena di trasmissione. Rispetto alle RGV250 gamma, l'Aprilia aveva un angolo di sterzo leggermente più ampio, 25,30 gradi contro i 25 gradi. Di conseguenza anche l'avancorsa era maggiore, 101,4 mm contro i 94 mm. E garantiva una stabilità superiore della moto nell'uso stradale. Minore invece era l'interasse, 1.365 mm contro 1.380 mm della Suzuki, una caratteristica che rendeva la RS250 molto rapida nei cambi di direzione. Al bellissimo telaio con finitura superficiale lucida, che vantava un valore di rigidità torsionale come quello della RSV da GP, vennero accoppiate delle sospensioni pluriregolabili. La forcella era a steli rovesciati da 40 mm fornita dalla VP. Era dotata di registri separati per la regolazione del precarico molla e dell'idraulica in estensione e compressione. Il primo era collocato sullo stelo sinistro, il secondo invece su quello di destra ed offriva 12 clic di regolazione. Sul retroterno venne invece installato un monoammortizzatore olopneumatico della Bosch, dotato di un serbatoio separato e di regolazione del precarico per mezzo di una ghiera e controghiera.
Anche l'idraulica in estensione e compressione poteva essere personalizzata. Aprilia si affidò a Brembo invece per l'impianto frenante, la quale fornì due dischi flottanti anteriori da 298 mm con pinze assiali e quattro pistoncini contrapposti, aventi diametro differenziato 34 e 30 mm, e un disco posteriore da 220 mm con pinza flottante e due pistoncini contrapposti. I cerchi in alluminio da 17 pollici a 5 razze con sezione a duo furono invece progettati in collaborazione con Marchesini. Tecnici Aprilia provarono in una prima fase ad equipaggiare l'RS250 con il potente bicilindrico Rotax utilizzato nei Gran Premi, tentando vanamente di addomesticarlo per l'uso stradale. Si decise quindi di ripiegare su un motore sportivo, ma appositamente concepito per tale impiego, nello specifico quello costruito da Suzuki per la RGV250 Gamma, unità conosciuta ed apprezzata all'epoca per le doti di potenza e affidabilità dimostrate anche in ambito agonistico. Rispetto al propulsore della RGV, quello destinato all'RS vantava di testate differenti, così come differenti erano l'accensione, l'impianto di scarico, i carter, l'airbox, la mappatura della centralina elettronica e la taratura dei carburatori. Questi ultimi venivano gestiti da ben due valvole a solenoide e non più da una sola. Aprilia, inoltre, decise di aumentare la sezione dei passaggi del liquido refrigerante per migliorare il raffreddamento del motore e il diametro del carter di alloggiamento della frizione per favorire una maggiore circolazione di olio attorno ai dischi. Restò invece invariato il rapporto all'esagio corsa 56 x 50,6 mm che determinava una cilindrata complessiva di 249,25 cc, così come il cambio a sei rapporti estraibile e l'avviamento a kickstarter, ovvero a pedivella. Il propulsore nipponico vantava una speciale rivestimento galvanico chiamato SBC per le canne dei cilindri, che riduceva il coefficiente di attrito tra gli stessi e i rispettivi pistoni. Per favorire un'erogazione più lineare della potenza, la fase di scarico viene invece regolata da due valvole parzialatrici A e TC, una per cilindro, a due stati sequenziali che avevano il compito di variare in funzione di giri motore la dimensione della porta di scarico. Entrambe venivano gestite dalla centralina digitale e azionate da un motorino passo passo. Ad alimentare il generoso propulsore due tempi ad ammissione lamellare diretta nel carter dell'RS250 era una coppia di carburatori Bikuni TMSS da 34 mm. Con queste modifiche Aprilia, rispetto al propulsore Suzuki che nella versione standard erogava 62 cavalli a 11.000 giri, ne guadagnò ben 8 in più. Secondo quanto dichiarato dalla casa veneta alla presentazione ufficiale della moto, la potenza massima era di 70 cavalli a 11.900 giri. I designer Aprilia conferirono all'RS250 un aspetto simile a quello dell'RSV. Alla presentazione mondiale al Salone di Colonia, l'RS250 in preserie sfoggiava una bellissima colorazione replica Reggiani, con carenature e tabella portanumero in rosso, cupolone grigio matte, codone e serbatoio in viola metallizzato. A questa fu poi affiancata la Chesterfield Biaggi replica, caratterizzata da sovrastrutture in nero lucido con loghi del noto produttore di tabacchi, sponsor ufficiale del team Aprilia in bella mostra. Fra le caratteristiche estetiche che rendevano estremamente accattivante la RS250 c'erano anche il doppio terminale di scarico in carbonio sul lato destro, il doppio faro dotato di proiettore anabbagliante e il codino rastremato verso l'alto. Estremamente racing la strumentazione di bordo, con il tachimetro asportabile a destra e il contagiri collocato sul lato sinistro e incastonato su un pannello in gomma piuma, una soluzione adottata all'epoca anche su sportivi di maggior cubatura, come ad esempio la Ducati 916-996 e tutta la serie Tamburini. Al centro vi era inoltre un piccolo display multifunzione a cristalli liquidi che forniva numerose indicazioni, quali temperatura del liquido refrigerante, livello di carica della batteria, ora e addirittura il cronometro. Quest'ultimo poteva essere avviato con il comando solitamente adibito all'ampere, collocato sul blocchetto elettrico di sinistra, ed era in grado di memorizzare fino a 10 giri di pista consecutivi. Nel 1996 Aprilia presentò un primo aggiornamento dell'RS250. La nuova versione vantava piccole modifiche alla centralina, mirate ad ottenere un'erogazione migliore della sua potenza. Rispetto alla versione precedente, l'apertura delle valvole era leggermente ritardata. Da 7.800 giri si passò a 8.100, così come l'intervento del limitatore, spostato anch'esso di 300 giri più in alto. Nel 1997 Aprilia presentò a Jerez primo ed unico restyling dell'RS250. I tecnici di Leonardo intervenirono drasticamente sull'estetica della moto, avvicinando l'RSV da Gran Premio, che sfoggiava una carenatura aerodinamica dalle forme rotondeggianti. Vennero dunque adottati un codino spiovente e un cupolino più ampio. Anche il serbatoio era stato riprogettato variandone la forma,
I tecnici di Aprilia erano riusciti a renderlo più stretto sui fianchi e al tempo stesso ad aumentare la capacità di ben 3 litri. Si passò da 16,5 a 19,5 litri, il tutto mirato ad incrementare autonomia, comfort e migliorare il controllo del mezzo nell'uso sportivo. L'RS250 di seconda generazione fu inoltre equipaggiata con delle nuove sospensioni. La forcella VP da 40 mm venne rimpiazzata con una nuova unità Marzocchi, pluriregolabile con steli da 41 mm di diametro, mentre dietro fu installato un nuovo monoammortizzatore regolabile anche in lunghezza. Questa caratteristica permetteva di intervenire sull'altezza della coda e di variare dunque l'assetto e la distribuzione dei carichi senza dover intervenire sulla forcella. La versione 1998 fu prodotta nelle due colorazioni Valentino Rossi e Arada. Negli anni successivi la moto non subì ulteriori variazioni ad eccezione delle grafiche, che furono invece aggiornate con cadenza annuale fino al 2002 in Italia, anno in cui le esigenti norme antinquinamento spinsero Aprilia a ritirare questo modello dal mercato. La scomparsa in ambito motociclistico di questa tipologia di motore ha generato un aumento di valore di alcuni modelli che adottavano proprio il propulsore due tempi. L'Aprilia RS250, ultima in due tempi prodotta in serie, è uno di questi. Basta osservare infatti i prezzi dell'usato per rendersene conto. Fino a qualche anno fa la moto di Noale poteva essere acquistata a circa 6.000 euro. Adesso, nel 2024, le cifre si sono addirittura raddoppiate.